Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questa borsa, la borsa Lara. È una borsa media perché misura da qui a qui 24 centimetri e di altezza 20 centimetri. Ha questo manico in pelle, potete richiederla con doppia pelle perché qui si vede la pelle rigenerata, la salpa, però si può avere anche con la doppia pelle. Ha il fondo in pelle con quattro piedini, si può mettere la tracolla o anche la catena per portarla alla spalla. È un progetto semplice con questo bel punto che sembra un punto intrecciato, però è una lavorazione veloce e anche facile da realizzare. Se volete realizzarla assieme, continuate a vedere i video tutorial. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella qui sopra per non perdere le notifiche per i nuovi video. Adesso vi faccio vedere i materiali che servono, che sono tutti da MeccerìaMary.it, e poi passiamo al tutorial. Questi sono i materiali che servono per realizzare la borsa Lara. Abbiamo qui il cordino intreccio, cordino lanato da MeccerìaMary.it. Abbiamo questo set, il manico e il fondo sempre da MeccerìaMary, perché loro lavorano gli accessori in pelle, anche la linea wood in legno. Abbiamo qui un po' di cordino nero, quello normale, il bottone magnetico, un po' di marcapunti, due uncinetti, 5,5 e 2,5. Adesso passiamo al tutorial. Prendiamo il fondo della borsa, prendiamo l'uncinetto 2,5, prendiamo il filato, entriamo qui e andiamo a lavorare una maglia bassa. Una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Guardate, qui c'è la punta, qui è l'angolo, quindi in questi angoli che sono 1, 2, 3 e 4 dobbiamo andare a lavorare due maglie basse. E da questo lato dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa, quindi da qui fino a qui dobbiamo lavorare una maglia bassa in questi angoli, due maglie basse, da questo lato una maglia bassa, da qui fino a qui una maglia bassa, due maglie basse e poi una maglia bassa per completare il giro del nostro fondo. Quindi continuate così fino ad arrivare alla fine. Arrivando a questo punto, andiamo a chiudere in questo modo presso l'uncinetto numero 5. Entriamo qui, prendiamo il filato e lo passiamo così. Rientriamo qui, prendiamo il filo, questo qua, prendiamo tutte e due, andiamo a lavorare una maglia bassa. Adesso andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro.
Arrivando alla fine del giro, chiudiamo sempre in questo modo. E andiamo a lavorare una maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a lavorare il punto che abbiamo scelto. Carichiamo il filo, saltiamo questo. In questo lavoriamo una maglia alta, carichiamo il filo, torniamo indietro e andiamo a lavorare una maglia alta. Carichiamo il filo, saltiamo questo punto, in questo lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, torniamo e lavoriamo una maglia alta nel punto che abbiamo saltato. Carichiamo il filo, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo e andiamo a lavorare una maglia alta. Nel punto che abbiamo saltato, carichiamo il filo, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, rientriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Quindi questo è il punto che dobbiamo andare a ripetere. Saltando un punto, una maglia alta, torniamo indietro e lavoriamo una maglia alta nel punto saltato. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro del punto, arrivando a questo punto qui. Chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e mettiamo i marca punto qui per non perdere l'inizio del lavoro. Adesso carichiamo il filo, andiamo a lavorare una maglia alta qui, in questo punto qui. Carichiamo il filo e andiamo a lavorare una maglia alta qui sotto. Carichiamo il filo. Saltiamo questo punto qui che corrisponde al punto di sotto, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, la seconda maglia alta, non vado a lavorare qui, l'incrocio, vado sotto a lavorare una maglia alta. Di nuovo carichiamo il filo e saltiamo questo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, andiamo qui sotto e lavoriamo una maglia. Carichiamo il filo, entriamo qui, una maglia alta. Carichiamo il filo, entriamo sotto e una maglia alta. Carichiamo il filo, sempre dobbiamo saltare questo punto qui, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, entriamo sotto e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo e andiamo a lavorare una maglia alta qui. Quindi continuiamo così a lavorare questo punto fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, abbiamo terminato il secondo giro del punto. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima qui sopra, una catenella, togliamo i marca punto qui. E andiamo a rimettere qui, perché adesso questo terzo giro la dobbiamo lavorare da rovescio. Il punto è sempre uguale, quindi carichiamo il filo, entriamo qui e andiamo a lavorare una maglia alta. Carichiamo il filo,
Invece di lavorare la maglia alta qui come incrocio, l'andiamo a lavorare sotto qui, vedete? Entriamo qui. Vedete? Ci sono questi punti qua. Quindi dobbiamo andare a lavorare qui. Una maglia alta. Carichiamo il filo, saltiamo questo punto qui, entriamo qui, saltiamo questi punti qua. Questo è il punto che abbiamo lavorato per questo incrocio qui. Saltiamo questo punto qui, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo e andiamo a lavorare una maglia alta in corrispondenza qui sotto. Di nuovo andiamo a lavorare una maglia alta qui. E una maglia alta qui sotto. Entriamo qui, lavoriamo una maglia alta e andiamo a lavorare una maglia alta qui. Andiamo a lavorare una maglia alta qui. Entriamo qui e lavoriamo una maglia alta e andiamo a lavorare una maglia alta sotto. Una maglia alta e andiamo a lavorare una maglia alta sotto. Quindi continuiamo così, vedete il punto si vede, continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del terzo giro, chiudiamo qui con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare da davanti, vedete dove abbiamo marca punto. Lo togliamo perché dobbiamo andare a metterla qui sopra. Lo Adesso andiamo a ripetere il punto, carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, entriamo qui sotto e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, entriamo qui in questo punto qui e lavoriamo una maglia alta. Andiamo a lavorare una maglia alta qui, quindi il punto è sempre uguale, soltanto che dobbiamo lavorare sia da davanti e da dietro. Carichiamo il filo, entriamo qui sotto e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, sempre dobbiamo saltare questo punto qui, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, entriamo sotto e lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, entriamo qui, una maglia alta, carichiamo il filo, entriamo sotto e lavoriamo una maglia alta. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro e dobbiamo ripetere sia dall'interno che dall'esterno fino ad avere l'altezza desiderata. Ho terminato di lavorare alcuni giri e misuriamo la borsa. Ho
La borsa misura 20 centimetri. Andiamo a chiudere il giro con la maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo e andiamo a nasconderlo qui sotto. Allora, vi spiego una cosa. Qui ho messo dei marcapunti, vedete, qui è il laterale dove avevo l'inizio del lavoro, quindi dal laterale al laterale ho contato 1, 2, 3, ho messo il marcapunto, 1, 2, 3, ho messo l'altro marcapunto perché devo andare a riprendere i punti da qui a qui per fare la patella della borsa. Quindi prendiamo il filo, inseriamo l'uncinetto qui, e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, prendiamo questo marcapunto qui e andiamo a inserirlo qui per ricordare l'inizio della patella. Adesso prendiamo il filo e andiamo a lavorare qui una maglia alta. Stiamo riprendendo il punto, però lo lavoreremo da qui fino a qui dove ho il marcapunto. Quindi carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Andiamo a lavorare una maglia alta qui sotto. Arrivando qui alla fine, dove ho il marcapunto, facciamo una catenella e giriamo. Mettiamo un po' sotto per ricordare l'inizio del lavoro. Allora, abbiamo fatto una catenella per girare il lavoro. Carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Prendiamo il filo e andiamo a lavorare una maglia alta qui. Prendiamo il filo, entriamo qui, una maglia alta, carichiamo il filo
andiamo a lavorare una maglietta qui, vedete, qui in questo punto. Ecco, ho terminato qui, quindi andiamo a ripetere un po' di giri per avere la patella fino arrivando qui. Dobbiamo fare un po' di giri, andata e ritorno di questo punto per avere la patella per coprire la nostra borsa. Quindi arrivando qui non dobbiamo fare altro che fare una catenella e girare il lavoro e ripetere quello che abbiamo fatto sempre. Una maglietta qui e una maglietta qui sotto. Una maglietta qui e una maglietta qui sotto. Una maglietta qui e una maglietta qui sotto. Quindi continuiamo così fino ad avere l'altezza desiderata della patella per questa borsa. Ho lavorato 5 giri di questo motivo, arrivando a questo punto, una catenella e giriamo il lavoro. Potete lavorarla quanto volete di altezza, io ho lasciato così. Arrivando qui dobbiamo rifinire il bordo e andare a lavorare tutto il bordo fino ad arrivare qui. Quindi prendiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Carichiamo il filo, entriamo sotto qui e lavoriamo una maglia alta. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Carichiamo il filo, entriamo sotto e lavoriamo una maglia alta. Facendo così andiamo a coprire gli spazi. Entriamo qui, lavoriamo una maglia bassa. Carichiamo il filo, entriamo sotto e lavoriamo una maglia alta. Ripetiamo una maglia bassa qui sotto, una maglia alta, una maglia bassa, una maglia alta, una maglia bassa e una maglia alta. Una
bassa e una maglietta, una maglia bassa qui in questo qua, in quest'angolo lavoriamo 2 maglie basse, giriamo qui il lavoro, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, 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 entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Adesso in questo spazio qui, tra qui e qui, dobbiamo andare a lavorare il manico, quindi posizioniamo così e entriamo nel manico, entriamo nel punto e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo entriamo nel manico, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo entriamo qui, entriamo nel manico e lavoriamo una maglia bassa, e così abbiamo fissato questo lato del manico. Quindi entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Lo potete anche cucire dopo se non lo volete lavorare in questo modo. Entriamo qui, dobbiamo andare a ricoprire il buco qui, quindi entriamo sotto e lavoriamo una maglia alta, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui sotto e lavoriamo una maglia alta, entriamo qui una maglia bassa. Qui davanti dobbiamo fare un gioco di piega. Qui abbiamo la borsa così, dobbiamo andare a piegare, perché io conto 1, 2, 3 così. Quindi quando arriviamo qui dobbiamo andare a lavorare in questo modo. Quindi prendo il marcapunto e vado a bloccare così. Facciamo l'altro lato, questo qui, la piega. Abbiamo 1, 2, 3 qua. Così quando arriviamo qui dobbiamo prendere i punti in questo modo e avere questa piega qui. Quindi continuiamo a lavorare il bordo. Abbiamo lavorato una maglia bassa, quindi qua sotto una maglia alta, una maglia bassa e una maglia alta, una maglia bassa. Arrivando qui, essendo che dobbiamo lavorare tutte e due, quindi si copre i punti, quindi dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui, entriamo così e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, e così abbiamo completato questa piega. Carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, entriamo qui una maglia bassa, entriamo qui, entriamo qui,
lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui, prendiamo questi punti, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. E noi andiamo a lavorare il manico come abbiamo fatto da questo lato. Quindi posizioniamo qui il manico qui. Lavoriamo qui una maglia bassa. Entriamo nel manico, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui, entriamo nel manico e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui, entriamo nel manico e lavoriamo una maglia bassa. Vedete la stessa cosa che ho fatto qui, che sto facendo da questo lato. Adesso continuiamo a lavorare una maglia bassa per il bordo. Qui dobbiamo lavorare due maglie basse, quindi tagliamo il filo. Andiamo a chiudere in questo modo, la sola di chiusura, e andiamo a bloccarlo qui dietro. Ok, e così abbiamo, vedete, abbiamo già la forma della borsa. Chiudiamo così, abbiamo anche il manico, questo manico così abbastanza larga. Potete anche farla con il filo se volete. Dobbiamo andare adesso a rifinire il bordo con un filo nero, con uncinetto numero 3 e mezzo e il filo nero cordino. Andiamo a rifinire il bordo della padella partendo di qua dove abbiamo il manico. Entriamo qui, entriamo
e lavoriamo una maglia bassa, rientriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassissima, una catenella, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassissima, una catenella, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassissima, una catenella, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassissima, una catenella, entriamo qui, lavoriamo una maglia bassissima, una catenella, maglia bassissima, una catenella, una 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 maglia bassissima, una catenella. Quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto qui. Ho terminato di lavorare il bordo della padella, arrivando qui tagliamo il filo. Andiamo a bloccarlo qui dietro. E così la nostra padella è pronta. Per il manico io andrò a cucirla qui ancora per tenerla più ferma qui al centro, così. Cucire qui e qui e poi mettere il logo qui, potete foderarla a vostro piacimento, rinforzarla con il feltro o lasciarla così morbida. Per foderare questa borsa vi spiego passo a passo come dovete fare per foderarla. Prendete la stoffa e l'ho piegata in due e prendete questa borsa come l'ho posizionato, così l'ho appoggiate sopra e andate a ritagliare con questa forma che vedete qui fino a qui, così questa forma tracciate e tagliate doppia perché poi dovete andare a cucire intorno, rivoltare la stoffa per questa parte. Per questa parte dovete tagliare questa forma da qui fino a qui. Da qui a qui misura 20 centimetri. Da qui a qui misura 24 centimetri. Però dovete aggiungere un po' di centimetri, tipo 4 centimetri in più da questo lato. 4 centimetri da questo lato perché fa la curva qui e ritagliate solo una per questa parte. Vi faccio vedere cosa ho fatto dopo che ho cucito questa qua. Ho preso questo di davanti e sono andata a cucire qui i due laterali. Nel frattempo ho ritagliato la forma del fondo e sono andata poi a cucire il fondo a questa fodera qui, vedete? E così abbiamo la parte della padella, il dietro e il davanti e poi il fondo.
Spero di aver spiegato bene. Quindi cucite la parte di dietro, rivoltate la stoffa, prendete la parte di davanti, andate a cucire qui, questo laterale qui. E poi alla fine andate a cucire il fondo della borsa. Adesso prendiamo la fodera e andiamo a inserire qui dentro e sistemiamo bene. Prima di cucire questo qui, dobbiamo andare ad applicare questo qui al centro. Quindi andrò adesso ad applicare qui al centro e mettere quell'altro lato qui e poi cucire la fodera alla borsa. Ormai lo vedete negli altri video come cucio la fodera alla borsa con l'ago e il filo del colore della fodera, applicare il bottone magnetico, pieghiamo in due questo lato di sopra, prendo questo qui e vado a posizionarlo in questo modo. Poi con forbice vado a tagliare per fare il buco qui e qui. Ecco, inseriamo così e inseriamo così e vado a mettere un pezzo di pelle qui per rinforzare e poi metto questo. Adesso posso cucire da qui fino a qui e poi chiudere in questo modo e trovare poi la posizione giusta per applicare questa parte qui. Ecco, ho terminato di cucire la fodera. Ho applicato l'altro lato del bottone magnetico. Si chiude in questo modo e abbiamo la nostra borsa per poter portarla a tracolla o alla spalla. Si può mettere qui la catena, qui così, vedete? E così la nostra borsa è pronta. Spero che il video vi piaccia. Non dimenticate di iscrivervi al canale, che ci sono altri progetti che arriveranno in seguito. Grazie per aver guardato i video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!